Anche quest'anno la Fondazione ha deciso di continuare quello che avevamo fatto negli anni 2014, 2013 e 2011, pubblicando le ristampe anastatiche delle memorie storiche della città di Mirandola. Quest'anno assume un significato particolare perché questi tre volumi erano stati raccolti ed ordinati dal canonico Felice Ceretti e quest'anno ricorre il centenario della sua morte. Quindi abbiamo voluto arricchire la giornata dedicandogli un annullo filatelico e poi in particolare anche con un concerto di musiche sacre che verrà svolto nella seconda parte della serata. Per questo la Fondazione, diciamo, vuole continuare a mantenere viva la memoria storica e le tradizioni locali e cercare di rendere più fruibili a quanto più persone possibili queste notizie. Per questo abbiamo ristampato questi tre volumi e sono donati alla città di Mirandola e poi provvederemo anche ad inviarli agli istituti storici, alle biblioteche e alle fondazioni bancarie in tutta Italia. Quindi la storia di Mirandola che viene conosciuta anche nel resto della penisola. Di Felice Ceretti si celebra quest'anno il centenario della morte. Morì nel settembre del 1915 e ancora oggi un secolo di distanza è forte il suo messaggio, è forte ed importante il lavoro che egli riuscì a realizzare di salvaguardia del passato, della memoria storica della città. Fondamentale è proprio il suo operato nella realizzazione delle memorie storiche, di cui egli fu il principale artefice, fu il motore di realizzazione, proprio per la salvaguardia che egli cercò di operare in tutti i modi durante la sua esistenza, questa figura di sacerdote a cui è strettamente legata il recupero, la persistenza della memoria della città e quindi la pubblicazione delle memorie di storia patria, di cui lui, come dicevo prima, fu il principale artefice, è un'operazione importante. Tale evento, pensato dalla Filarmonica Andreoli di Mirandola e dal Coro Città di Mirandola, in collaborazione con la Corale Rossini di Modena e con la partecipazione di tre voci soliste, avrà anche il mio intervento al pianoforte come commento, diciamo, musicale dei brani, vari brani che abbiamo scelto, tratti dai maggiori operisti italiani, quali Verdi, Forza del Destino, Nabucco, Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, Tosca di Giacomo Puccini e Mosè in Egitto di Gioachino Rossini.